おいで En un valle encantado por el agua y arropado por el viento, hay una ciudad donde la mañana es un eterno verano, y el azúcar, la industria y el deporte levantan las penumbras y le rinden tributo al sol. Donde las tardes son de brisa que acaricia cada fibra del cuerpo y sacude el alma, que erotiza los sentidos de propios y extraños. Una tarde de compras, gastronomía y moda donde la belleza camina desprevenida y la cultura la corteja y la invita a una copa. Esta es la ciudad que es la reina de la noche y la salsa, la corona. Esta ciudad es Cali. Siamo tornati a Valdania a trovare Veronica Fausto, organizzatrice di Viaggi Particolari. Adesso ci spiegherai, Veronica, eh, di cosa ci parlerai oggi, viaggi che tu organizzi secondo certi criteri e anche insomma, cose particolari. Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo di quello che sto per fare questo mese. In settembre mi recherò a Cali, in Colombia, perché assisterò in loco eh, tre squadre italiane partecipanti ai campionati mondiali di pattinaggio artistico. Allora, Cali è una città di antica origine perché è stata eh, fondata dagli spagnoli nel 1553. Si trova nel sud della Colombia, eh, vicino alla costa pacifica, ed è una città che ha sviluppato da decenni circa. Una grassissima infrastruttura uh, ai fini sportivi, quindi ci sono stadi di ogni genere mh, per le differenti specialità sportive, si passa dal rugby uh, al nuoto o all'atletica ed ha tutta una struttura di alberghi tutto intorno e di servizi predisposti proprio per lo svolgimento di grandissime gare internazionali. Quest'anno nell'ordine si sono svolti i campionati mondiali in gennaio di parapendio. Campionati mondiali di atletica juniores, campionati mondiali di rugby sott'acqua. Una caterba di specialità e di sport che uno manco sa che esistano, tipo il rugby sott'acqua non sapevo esistesse. In settembre si svolgeranno questi importanti campionati di pattinaggio artistico. Si parla di sport, un ambito che noi conosciamo bene, eh, che però non era conosciuto per quanto riguarda la Colombia. C'è stato anche qualche ragazzo italiano che ha partecipato a questi, a questi giochi? Di proprio un mese fa c'era anche un giovane ragazzo, una promessa dell'atletica, di campo, che ha partecipato a delle gare di atletica durante lo svolgimento dei campionati mondiali juniores. Quindi tante attività sportive, ma immagino che Cali offra anche molto altro. Ad esempio, cosa ci può interessare? Innanzitutto Cali è famosa per essere la capitale della salsa mondiale. Uno associa sempre la salsa a Cuba, però eh, pochi sanno che Cali è proprio la capitale della salsa. Vi si svolgono grossissime manifestazioni, festival e gare e ci sono delle importantissime scuole di specializzazione per i maestri e i campioni. Uh, tutti ballano la salsa, dagli anziani ai bimbi. Quando ci sono delle grosse feste, tutta la città si ferma e tutti ballano indistintamente. Nessuno giudica la coreografia o le capacità di chi balla. Si balla in maniera molto disinvolta e senza regole. Mh, non, ci, non ci sono le forme obbligatorie, i passi obbligatori. È qualcosa di molto spontaneo. E molti passi della salsa colombiana mh, hanno molto a che vedere con il flamenco dato che l'immigrazione spagnola in questi paesi tanto dalla, proveniva tantissimo dall'Andalusia o anche tanto dalle Canarie, dalle isole Canarie, nei secoli si sono spostati moltissimi spagnoli da queste regioni, quindi hanno portato usi, costumi, balli, musiche, ritmi e vestiti. E poi ci sono anche tante coltivazioni, ad esempio caffè, frutta tropicale, insomma c'è molto altro. Sì, eh, sempre parlando di Cali, che è la terza città della Colombia, è eh, interessante sapere per gli industriali, per gli investitori, che è una città con un'eccellente e straordinaria infrastruttura aeroportuale e con un grandissimo porto vicino che si affaccia sul uh, Pacifico, che è il porto di Buenaventura. Allora, lì da tantissimo tempo sono dislocate grandi industrie, eh, che possono essere multinazionali o meno, di fabbricazione di dolciumi, dato alla grande presenza di canna da zucchero, eh, fabbriche di trasformazione, fabbriche, delle, <coughs> fabbriche, di le, fabbriche di elettronica e componentistica. Quindi è una città interessantissima dal punto di vista dell'investimento industriale. E attualmente ancora non sviluppata quanto potrebbe. Effettivamente fornire, giusto? E diciamo che fuori dalle rotte di interesse degli italiani, ed è un peccato perché si stanno perdendo l'occasione di installare delle eventuali eh, sedi o succursali, o comunque intessere rapporti con mh, aziende produttrici che sono già eh, esportatrici in tutto il mondo. In buona sostanza, Cali offre delle enormi possibilità per chi vuole eh, investire a livello industriale, perché c'è un tessuto sociale predisposto, quindi molti laureati e tantissima manodopera giovane ed entusiasta. Eh, gli stipendi non sono ancora a livello di quelli europei, ovviamente, perché c'è il peso colombiano, che per noi è estremamente vantaggioso. E quindi quello che posso organizzare io come Midas Travel sono delle mission per eh, industriali ed investitori. Queste possono essere rivolte a dei distretti specifici della Colombia e possiamo comunque individuare un genere di settore eh, che sia il focus di una mission. Un'ultima battuta, visto che Vicenza è eterna di Orafi, ci raccontavi a telecamere spente che la Colombia ha una certificazione per quanto riguarda l'oro, che non è indifferente, insomma, una cosa importante, sì. specialmente per chi lavora in questo settore. Sì, sì, sì. A dimostrazione della serietà dei protocolli ministeriali e delle, degli obiettivi che si sono prefissi colombiani uh, c'è l'oro certificato. Sono stati i primi al mondo a certificare una filiera produttiva d'oro. Ovviamente quest'oro è per lo più uh, venduto per l'industria orafa e si certifica che chi... Ha, lavorato, ha cercato l'oro in miniera e l'ha elaborato, lavorato, trasportato, non è stato sfruttato e neppure l'ambiente è stato intaccato o contaminato. È veramente importante introdurre l'oro etico. Io credo che per i gioiellieri vicentini possa essere un motivo d'orgoglio produrre gioielli con oro certificato. È un quid che manca o che comunque non sarebbe niente male introdurre. Quindi, detto tutto ciò, il tuo impegno, il tuo lavoro è quello di mettere in contatto gli imprenditori del tessuto vicentino o comunque di qualsiasi località con queste realtà che si prospettano ambiziose per il futuro. Corretto, ho aderito ai programmi del Ministero colombiano Pro Colombia che favorisce i contatti commerciali con tutti i paesi esteri e... Questo lo faccio come agente di viaggi, quindi fornisco la logistica, ma fornisco anche la consulenza eh, sull'obiettivo che si pone una mission, perché sono in grado di eh, interfacciarmi con i professionisti che danno le risposte ad uopo a degli imprenditori e degli investitori. Mm -hmm.